Ma la pace non è soltanto frutto degli accordi tra i governi. La pace è anche frutto dei sentimenti dei popoli, di come all'interno di essi si vive e ci si esprime. Per questo quanto avete fatto è importante. Tutto questo contro è un antidoto anche contro la violenza, anche di questo vi ringrazio, perché indica un modello di vita che si contrappone a quello di prepotenza, sopraffazione, violenza. La vediamo purtroppo sovente, in tante circostanze per strada, in tante circostanze, addirittura nei giorni scorsi, davanti a una scuola contro ragazzi. Vi sono episodi di violenza contro i quali però la vera diga soprattutto è fatta naturalmente dagli interventi delle pubbliche autorità, ma è fatta in maniera prevalente soprattutto dai comportamenti positivi che nella società si realizzano, vengono fuori, si manifestano, come quelli che voi avete messo in campo.